Dare la precedenza ai cittadini italiani nell'assegnazione degli aiuti economici e delle agevolazioni pubbliche. È questo l'obiettivo del modello Voghera, sistema pensato e voluto dal capogruppo consigliere della Lega Nord, Marco Sartori, che ha già raccolto diversi ed autorevoli pareri favorevoli. Non ultimo quello dell'assessore con delega al reddito di autonomia e inclusione sociale di Regione Lombardia, Francesca Brianza. E della stessa giunta regionale, con una delibera del 31 luglio 2017 destinata a tutti i comuni lombardi, ad aver applicato il modello Voghera. Un'applicazione che però non è stata ancora messa in atto dalla giunta Barbieri, mancanza che secondo il Carroccio porterebbe il comune di Voghera ad essere soggetto alla verifica della Corte dei Conti. Ma per capire meglio cosa sta succedendo abbiamo incontrato lo storico militante del Carroccio Oriense, Marco Sartori. Che cos'è il modello Voghera? Sì, il modello Voghera è un'applicazione di una normativa, il DPR 445, che è insomma, diciamo la stella polare della pubblica amministrazione per quanto riguarda le autocertificazioni, per quanto riguarda tutto ciò che il cittadino può chiedere all'amministrazione comunale. E il modello Voghera, quello che ho portato poi nel 2012, che è stato applicato solo in parte a Voghera in quel periodo, ora non è più applicato, e questo io ci tengo a dirlo, riguardava in quel periodo i contributi economici, ovvero le social card e il pagamento delle utenze. Social card si intende i generi di prime necessità che il comune a quei buoni che il comune dava a quei richiedenti che avevano un ISE inferiore a una certa cifra per acquistare appunto generi di prime necessità. Quindi si fermava esclusivamente a questi due servizi. Successivamente a quel periodo il governo centrale ha modificato l'accesso a questi servizi, non secondo noi, modificando naturalmente la normativa di riferimento che era il 445. E il modello Voghera in particolare riguarda quei cittadini extracomunitari che non hanno lo status di rifugiato politico, oppure che il paese di origine del cittadino extracomunitario, io mi posso anche riferire non soltanto ai paesi africani, ma ad esempio ipotizziamo a Nord America, ad esempio il Canada oppure il Giappone, sono cittadini extracomunitari anche loro, e oppure che il paese di origine del cittadino extracomunitario non abbia una convenzione con lo Stato italiano. Ecco, esclusi queste due situazioni, tutti gli altri cittadini extracomunitari che vogliono accedere ai servizi sociali o welfare devono produrre una documentazione, ma una documentazione che non dice Sartori o non dice la Lega di Voghera, ma una documentazione indicata nel 445, ovvero la documentazione è la certificazione dell'autorità italiana nel paese d'origine del cittadino extracomunitario, in modo tale che certifichi appunto quello, appunto i beni che essi posseggono. Chiariamo bene, cosa deve certificare l'autorità nel paese d'origine? La patrimonialità mobiliare o immobiliare, il patrimonio mobiliare o immobiliare. Okay. Affinché si possa capire se il cittadino è effettivamente idoneo per ricevere questo contributo. Certo. Affinché, affinché si, nel quadro ISE si possa quantificare ISE, indicatore di situazione economica equivalente, quantificare la sua posizione, il suo potere economico. Se è inferiore a una certa cifra, naturalmente allora i servizi sociali intervengono con tutti questi servizi. In che anno il comune di Voghera adottò per la prima volta questo sistema e perché poi è stato bloccato immediatamente dopo? Nel 2013 è stato bloccato perché vi è stato un DPCM di un anno dopo che ha introdotto anche la valutazione del patrimonio di origine, del patrimonio mobiliare del cittadino extracomunitario nella valutazione ISE, richiamando i dirigenti di Voghera dicono, sostituendo il 445, che è il DPR iniziale, no? Che diceva il 445-002-2000, in realtà il DPCM, quel DPCM di Renzi, lo richiama più volte, quindi non lo sostituisce, lo richiama. Quindi il cittadino extracomunitario non deve autocertificare, come sostengono i dirigenti vogheresi, ma deve
ancora, cioè deve certificare ai sensi del 445. Quindi in realtà il 445 non è mai stato abolito, ecco. È soltanto stato richiamato. Che ruolo ha rappresentato il modello Voghera nell'appoggio esterno dato a Barbieri da parte della Lega Nord nel corso del ballottaggio bis? Beh, noi abbiamo fatto una conferenza stampa in via del Castello, quindi all'interno della nostra sezione, dove abbiamo appunto trovato il punto appunto di convergenza sull'applicazione o la riapplicazione in città di questo modello. E tra poco ne parleremo. Qual è la posizione attuale di Regione Lombardia in merito a questo modello? Di fatto Regione Lombardia si è adeguata, nel senso che l'ha recepito non soltanto su quei servizi, su alcuni servizi, ma su tutti i servizi. Posso parlare di mense scolastiche, di trasporti scolastici, di contributi economici, quindi, su una serie infinita di servizi. E quindi diciamo che noi abbiamo fatto in qualche modo scuola, siamo partiti, è strano ma è andata così, dal basso fino arrivavo in giunta regionale, dove hanno capito la bontà di questo modello, di questa iniziativa. Quindi hanno, con una DGR di Regione Lombardia il 31 luglio, hanno indicato delle linee guida. E queste linee guida devono essere necessariamente recepite da tutti i comuni della Lombardia. E Voghera, fino a prova contraria, mi risulta ancora in Lombardia. Esatto, Voghera è ancora in Lombardia e ad oggi le linee guida non sono ancora state seguite dal comune di Voghera. Per quanto io sono a conoscenza in questo momento, non ho assolutamente notizia di questo. Certamente la situazione diventa difficile qualora nel proseguo, quindi nei giorni prossimi, nelle settimane prossime, questo non avviene. La situazione diventa difficile significa che quali potrebbero essere le conseguenze? Le conseguenze è che innanzitutto si va a disattendere una linea guida, quindi si va al di fuori di quello che Regione Lombardia ti sta dicendo. E certamente potrebbe essere anche che si possano anche fare eventualmente esposti alla Corte dei Conti, dove commissari della Corte dei Conti possono intervenire e verificare chi ha ragione e chi ha torto. Lei da portavoce di questa iniziativa, cosa intende chiedere all'amministrazione comunale? Beh, io personalmente non intendo chiedere niente, nel senso che noi abbiamo già chiesto in qualità di movimento, ma l'abbiamo chiesto a gennaio, nel senso nel supporto, nell'accordo esterno o nel supporto esterno che c'è stato l'amministrazione Barbieri. In questo momento, per quanto riguarda questo argomento, non c'è risposta. Non c'è risposta, però nel frattempo la Lega di Voghera è andata in Regione, ha messo sul tavolo la propria iniziativa e Regione Lombardia ha capito. Quindi l'ente più grande ha capito la bontà o comunque la razionalizzazione delle risorse che possono esserci attraverso l'applicazione di una semplice norma. Per quale motivo secondo lei il Comune di Voghera ha così tanta difficoltà nell'applicare questa semplice norma? Io questo vorrei chiederlo al sindaco, ai dirigenti comunali e all'assessore competente. Questo non lo so, hanno una loro visione dettata appunto dal DPCM di Renzi, ma che viene in questo momento scavalcato questa visione con queste linee guida, dove tecnici regionali dicono ai dirigenti comunali a questo punto: attenzione, voi dovete uniformarvi e fare così. Per concludere, a livello politico locale, quali conseguenze potrebbe avere una mancata applicazione nella collaborazione esterna che la Lega dà a Carlo Barbieri dal ballottaggio bis? Beh, noi in questo momento siamo in opposizione e l'opposizione continua, nel senso ha visto anche lei che noi siamo usciti dall'aula e abbiamo fatto mancare il numero legale, nel senso che certamente noi abbiamo la nostra identità, abbiamo i nostri progetti politici, come naturalmente li hanno anche le altre forze politiche, ma noi da questo punto programmatico non ci spostiamo. Parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it.
Riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.